Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di fare un video sull'inverno, ma soprattutto ho deciso di fare questo video perché da quando sono in Canada una delle domande più frequenti che ricevo è: come cacchio fai a sopravvivere a meno 30 gradi in Canada? Bene, quindi oggi risolveremo questo grande mistero di come faccio io ancora a essere viva dopo quasi tre anni qua. Prima di tutto, nessuno è mai morto per il freddo. Vabbè, forse sì, non lo so. No, a parte gli scherzi, volevo dirvi un po' delle cose che ho dovuto adottare per sopravvivere al freddo invernale canadese. Come ben sapete, in Canada si può arrivare anche tipo a meno 40 gradi. Intrepid fishermen are still happy to be out competing in Lake Athabasca's bass fishing jamboree, an August 1st tradition. Praticamente fa più freddo qua che in Alaska e non sto minimamente scherzando. L'anno scorso è stato uno degli inverni più freddi da quando sono qua, vabbè che questo è solo il terzo inverno, però l'anno scorso è stato veramente un lunghissimo inverno e molto molto freddo. Il massimo che si era raggiunto l'anno scorso è stato meno 45, ovvero faceva meno 37, però col vento si arrivava a meno 45. Una cosa importantissima da dire è che sì, fa freddissimo, però se non c'è vento fuori, vi giuro che si sta bene, cioè bene nel senso che riesce a sopravvivere da andare in giro, ok? Giustamente io adesso ho la macchina, quindi spostarmi mi è già più facile rispetto ai due inverni precedenti, cui dovevo prendere l'autobus, andare a farmi la spesa da sola, ritornare a casa con le buste, cadere per strada. Successo di tutto e di più, quindi diciamo che adesso la vita è un po' più facile, soprattutto per quanto riguarda la spesa o andare al lavoro o tutte queste cose qua che sembrano un po' banali, però quando fuori fa freddo veramente non hai voglia di fare nulla, cioè neanche di uscire, però per fortuna grazie alla macchina riesci comunque ad andare in giro. Ho vissuto però due inverni solo con l'autobus e devo dire che mi sento un po' un'eroina. C'è da dire che io sono anche una che sopporta tanto il freddo, non sono una freddolosa, sto benissimo, nel senso il freddo a me piace, preferisco il freddo al caldo per dirvi, io in Italia d'estate io morivo, cioè volevo tipo morire, vi giuro, invece qua l'estate sono calde ma non c'è tanta umidità e l'inverno è un inverno secco, quindi praticamente il freddo è freddo vero, non come a Venezia che c'è l'umidità e l'impressione che è caldo, poi c'è il freddo, insomma è uno schifo. Quindi diciamo che io sopporto il freddo comunque anche perché mi piace il freddo. Ovviamente non vivrei un anno intero con meno 30 gradi, però diciamo che a me l'inverno piace. Comunque preferisco che faccia freddo ma che ci sia la neve, che comunque hai dei paesaggi, piuttosto che magari che faccia freddo come fa freddo in Italia, ma tipo che non c'è niente, magari c'è solo pioggia o c'è vento, ecco. Importantissima cosa per sopravvivere all'inverno canadese è l'abbigliamento, giustamente, però vi dico subito, io non metto mai calze sotto i pantaloni, non uso pantaloni speciali, non metto maglioni giganti tipo ultra imbottiti, robe del genere. No, mi vesto normalmente come se mi vestissi in Italia, cioè come mi vesto in Italia così mi vesto anche qua, l'unica differenza è che tipo ho iniziato a portare i cappelli, le sciarpe e i guanti da quando sono in Canada, in Italia io non metto niente di tutto ciò, metto solo il cappotto. Quindi qua mi sono preso semplicemente un piumino che sia abbastanza resistente sia all'acqua sia al freddo, perché comunque quando nevica se hai un piumino che non è resistente all'acqua, cioè ti si bagna tutto e dopo rischi tipo di congelarti, e avere delle buonissime scarpe, perché tipo io ho comprato delle scarpe in Italia che questo inverno sarà l'ultimo inverno che le metterò, che purtroppo non tengono niente, cioè se decidete di venire in Canada durante l'inverno non comprate gli scarpe in Italia, comprateli direttamente sul posto. Un'altra cosa che mi ha salvato tantissimo la vita durante l'inverno canadese sono le scarpe antiscivolo. Sono delle scarpe, cioè gli scarponi d'inverno che però hanno tipo una cosa sulla suola, tipo una cosa di ferro, una linguetta circa, che ti permette ad aderire meglio al ghiaccio soprattutto, perché è il ghiaccio che qua è il problema, sia sulle strade sia in città, è il ghiaccio che si forma. Sulla neve, vabbè, sono caduta anche sulla neve, perché io tanto cado sul nulla, quindi immaginatevi quanto è caduto, mi sono fatta sulla neve e sul ghiaccio, però con quelle scarpe, grazie a Dio, sono riuscita tipo un minimo ad avere più equilibrio, e ho anche imparato a camminare un pochino più piano, perché di solito sono veloce come Flash quando cammino, però ho imparato che sulla neve devo dare una calmata.
un'altra cosa che di solito faccio durante l'inverno, che prediligo farlo in inverno perché durante l'estate non ne sento il bisogno, è avere sempre un termos con me di caffè o tè caldo. Quindi potete anche andare nelle caffetterie tipo quanto c'è Tim Horton e dire voglio il mio caffè nel termos, così non vi danno il bicchierino di carta che magari, cioè quello di carta uscite fuori, tipo se fanno meno 40 gradi il vostro caffè in 2 secondi è ghiaccio, ve lo dico subito. E quindi è sempre bello, cioè è sempre un bene avere qualcosa di caldo con voi, perché comunque magari anche se camminate o anche se andate a lezione così riuscite un minimo a scaldarvi. E anche le mani, di solito se lo tenete sul termos se sentite il calore state un pochino meglio, magari mentre aspettate l'autobus o roba. Quindi questa cosa la faccio spesso in inverno, e senza termos io non vivo in inverno, cioè vivo solo per quello. Io fino a quest'anno non ho mai messo i guanti in Canada, ok? Io di solito prendevo delle maniche e è stato così. Quest'anno però ho dovuto comprare dei guanti perché alla guida purtroppo non puoi non avere i guanti. Quando guidi il volante è così freddo che ti sembra di guidare tipo un blocco di ghiaccio principalmente. Quindi ho dovuto comprarmi dei guanti. Io i guanti li detesto, sono la cosa che io detesto di più al mondo e non mi piacciono, però vabbè, ho dovuto prenderli se non volevo congelarmi tipo anche l'anima mentre guido, mi servono i guanti. Un'altra cosa che mi ha fatto sopravvivere tantissimo, e qua magari sembrerà una stronzata, è importante avere una buona skin care durante l'inverno. Magari adesso faccio i discorsi da fashion blogger, però è importante purtroppo qua in inverno avere veramente delle buone creme per il viso, anche per il corpo, e un burro cacao. Allora, le mie labbra, già la mia pelle di per sé è secca, con l'inverno canadese no, proprio non si può, e le labbra la stessa cosa, quindi cerco sempre di investire su delle creme buone durante l'inverno. Quando c'è tanto vento, ma in generale anche freddo, la pelle ne soffre tantissimo, sia il viso, sia le mani e anche i capelli, cioè addirittura io quando avevo i capelli lunghi e nevicavo mi si formavano i ghiaccioli sui capelli, e non sto scherzando. L'altra sera mi si sono congelati anche gli occhiali, vi giuro, cioè tipo si è formato un blocco di ghiaccio sui miei occhiali che non voleva andare via anche se li pulivo. Oh mio Dio, mi incubo. Infatti io durante l'inverno compro sempre quelle creme ultra ricche, potenti, forti, perché sennò veramente se non avete cura del viso, in un inverno solo vi distruggete il viso. E anche le mani, solo che le mani mi ci faccio caso un po' meno, però sì. Un'altra cosa che riguardo il viso è che io da quando sono venuta in Canada, e solo quando sono venuta in Canada nel 2015, ho iniziato a mettere il fondotinta per proteggere il viso dal freddo. E può sembrare una stronzata, però veramente il fondotinta ti crea un po' una barriera contro il freddo, e quindi aiuta a farti, non dico farti sentire meno il freddo cosa, però diciamo che il freddo ti attacca un pochino meno. Poi giustamente non pensate che vi metto tipo un mascherone in faccia, cioè. Un'altra cosa importantissima è che se non ho niente di importante veramente veramente da fare, se c'è una giornata fuori che è tremenda, io non esco di casa, cioè non esco neanche per buttare fuori la spazzatura, perché veramente nelle giornate quelle dove c'è tanto vento, sta nevicando, c'è una tempesta, veramente si deve evitare di uscire di casa, soprattutto andare in macchina, che nonostante qua le autostrade sono pulitissime, anche in città di solito puliscono sempre, se c'è un freddo pazzesco che congelano le strade e si forma il ghiaccio, vi giuro che in macchina è molto molto pericoloso. Infatti questo è il primo inverno che ho la macchina, quindi all'inizio ho avuto un attimo di ansia ad andare in giro con la macchina, soprattutto perché quando sono tornata c'era tipo una tempesta assurda, però sono riuscita un po' a prendere la mano, grazie a Dio, perché sennò non avrei paura di uscire di casa sempre comunque. Quindi diciamo che se non c'è proprio niente di urgente, io evito di uscire di casa. Un'altra cosa importantissima che c'è da sapere, ma veramente molto molto importante, e che ho dovuto imparare le mie spese, è che io all'inizio, come ho detto, non metto i miei cappelli, però quando esci fuori al freddo, anche se hai un grosso cappuccio come io ce l'ho sul mio piumino, tipo un grosso cappuccio, le prime cose a congelarsi quando uscite fuori sono le orecchie. E quando le orecchie si congelano, vi giuro che non è un'esperienza gradevole, anzi, tipo la peggior cosa che possa succedere. Lo so, quindi tipo io all'inizio non mettevo i capelli, mettevo sempre il cappuccio, però comunque il cappuccio entrava sempre il vento, quindi nelle giornate di tanto vento le mie orecchie tipo diventavano tipo rosse e mega congelate,
e finché non entri in un posto caldo e aspetti almeno 5 minuti non te ne devi toccare, perché io ho paura che a un certo punto possano cadere pezzi, vi giuro. L'ultima cosa che però aiuta tantissimo a sopravvivere a questo inverno canadese è che negli appartamenti solitamente il riscaldamento è potentissimo, nel senso noi non paghiamo niente di riscaldamento, non ho mai pagato il riscaldamento da quando sono qua e questa è la cosa bellissima degli affitti. E quindi in casa, quando arrivi in casa, fa sempre, sempre caldo. Qualunque ora tu entri in casa, fa sempre caldissimo. Quindi questo aiuta tantissimo, che appena entri fuori da quel gelo assurdo, entri in casa e i pinguini spariscono finalmente, tu puoi fare Netflix and chill senza problemi. Quindi ragazzi, questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, spero di non avervi spaventato più di tanto, perché vi giuro che l'inverno canadese è molto molto bello, magari non le giornate di vento assurdo, però è bellissima, io adoro la neve, i paesaggi qua sono meravigliosi, quindi spero di non avervi spaventato, vi prego, cioè se volete venire in Canada venite, non si muore per il freddo, vi giuro, nessuno è morto per il freddo, credo. Quindi ci vediamo la prossima volta, ciao!